Adesso sono seduto qui nel studio salotto di Luigi Pirandello, dove Pirandello riceveva gli amici e dove leggeva le sue commedie. Qui ci sono appunto tutti i suoi libri. Questo qui, in questa cartella di pelle, c'è addirittura il premio Nobel. Ecco, questo è proprio il premio Nobel che è qui su questo tavolino. Ed è con me qui la signora Paola Masino, la quale era amica di Pirandello insieme a Massimo Bontempelli e ha passato in questo salotto molte ore, ha conversato spesso con Pirandello, qui e anche nella villeggiatura a Castiglioncello, a Parigi. Credo che ha moltissimi aneddoti, molti ricordi dell'uomo, ecco, ce ne dica uno almeno. Ma io non so, io sono adesso molto commossa perché è la prima volta che torno dopo 50 anni in questa stanza e allora sono veramente un pochino commossa. Poi mi si affollano i ricordi e mi si affolla soprattutto questa atmosfera che lui creava intorno a sé, un pochino magica, un pochino soffusa di fantasmi. Io sono stata con lui anche in America e dovunque andassimo lui creava un suo mondo particolare in cui ti conduceva per mano, raccontava cose mirabili, bellissime. Abbiamo veramente vissuto fino alla sua morte sempre insieme, anche con Massimo, anche con Marta, ed era molto bello. Io mi ricordo per esempio un Natale a Parigi, che io ero sola, Bontempelli non c'era perché era per conferenze in Egitto, e allora lui mi disse: stiamo insieme a Natale, ti voglio fare un regalo, che cosa vuoi? E io dissi: io vorrei portare dei regali a mia volta all'ospedale dei bambini difterici. E lui disse: bene, andiamo a comprarli. E andammo nei grandi magazzini, mi pare fosse il Louvre, ora non ricordo, e lui vide per caso un piccolo carrettino con una pompa sopra e domandò alla commessa: che cos'è? Dice: una pompa da pompiere per spengere gli incendi. Ma era un piccolo giocattolino di pochi centimetri. Lui disse: ce l'ha più grande, poi ancora più grande, più grande. Fece tirar giù tutte le pompe che esistevano nel magazzino, cominciò a farle correre sul banco, poi in terra, e poi disse: porta tutto all'ospedale dei bambini difterici. E io dissi: ma Pirandello, forse ci vorrebbe anche qualche bambola, qualche piccolo animale, qualche libro illustrato, perché ci sono bambine, ci sono altri bambini che hanno altri interessi. No, tu gli devi dire che questo glielo manda Pirangalos, il portatore di fuoco, ma che vuole accendere gli incendi, ma vuole anche che gli uomini li spengano e dare il modo agli uomini per spengere questi incendi. Insomma, io partii con un taxi pieno unicamente di pompe antincendio, un elmo da pompiere e un'ascia da pompiere. Di più non mi concesse. E questo era un Natale degli anni 20 a Parigi? No, quindi dell'anno 30-31. Ah, 30-31, allora sì. Uno degli ultimi. Ecco. Lei però credo che qui abbia partecipato anche a molte conversazioni, diciamo, intellettuali, ecco, ma l'uomo Pirandello era, com'era con gli amici? Era, perché si è sempre detto che fosse un uomo schivo, invece forse era anche in un cordiale. Certo senso, era cordialissimo, affettuosissimo, più che era protettivo. Io non so, io stavo vicino a lui come sotto un tetto, come potrei dire. Aveva intanto un rispetto enorme della creatura umana. Lui rispettava il bambino, la donna giovane, la donna anziana, tutto allo stesso modo, con un infinito rispetto. Ti faceva sentire qualcuno di importante per il fatto solo di vivere, era un'atmosfera, era un fatto proprio biologico in lui, molto curioso e molto importante. E quando parlava dava sempre credito alle persone. Io avevo un modo un po' fantastico di parlare, ho sempre, forse sono un po' visionaria, e lui diceva a tutti: lasciatela parlare, non sciupateglielo stile, perché lui era rispettosissimo di queste cose e a sua volta lui aveva delle fantasie incredibili. Per esempio, negli ultimi anni lui si faceva chiamare il Conte Calafuria, proprietario di tutti i fiammiferi del mondo. Il Conte Calafuria. Calafuria, perché c'era un posto Calafuria vicino a Castiglioncello che ci piaceva molto, dove andavamo a far colazione. E allora lui si autonominò Conte Calafuria, entrava nella tabaccheria e diceva: mi dia i miei fiammiferi. E lui diceva: signore, noi non sappiamo quali fiammiferi le adopera. Come quali adopera? Sono tutti miei. Su, fretta, mi dia una o due scatole di fiammiferi. Le prendevano, le pagava e andava via. Ma era così affascinante che il tabaccaio lo guardava. Avrà pensato forse che era un vecchio signore pazzo.